apri la porta. Il sole entra in casa. Pronto? Supermercato Sole 365? Sì, da oggi Sole 365 ti porta la spesa a domicilio. Tu decidi e Sole 365 pensa a consegnartelo. Frutta e verdura? Frutta e verdura? Pronti! Salumeria? Salumeria! Pronti! Macelleria? Macelleria! Pronti! Panetteria? Panetteria? Pronti! Corsie? Corsie? Pronte! Ok. Potrai fare il tuo ordine chiamando il 333 64 72 281 oppure inviando un messaggio WhatsApp e Sole 365 pensa a consegnartelo. Sole, signore, consegna a domicilio. Hai direttamente il sole a casa. Supermercato Sole 365 a Vallo della Lucania, via Andrea dei Politis. È un po' che ci pensi. A te, alla tua azienda, servirebbe un'auto nuova. Una scelta oculata che deve tener conto delle opportunità offerte da Mafer Cars a Vallo della Lucania. Mafer Cars è Point Peugeot e Suzuki, col miglior usato aziendale e a chilometri zero, anche plurimarca. In particolare, l'usato di Mafer Cars è accuratamente selezionato e garantito dagli oltre 100 controlli per ogni autovettura. Sì, oltre 100 controlli. Questo per poterti offrire sempre il top della qualità. Mafer Cars ti offre inoltre tutte le incentivazioni del momento. Scopri le moltissime offerte del mese e i nuovi arrivi sul sito www.mafercars.it. Mafer Cars, via Croce 29, Vallo della Lucania, Salerno. Per informazioni chiamalo 0974 71 80 31. Mafer Cars, specializzata in auto d'occasione e non solo. Ora vieni a provare la nuova Suzuki Jimny, il fuoristrada di piccole dimensioni, giunto alla sua quarta generazione. Dopo oltre 25 anni di storia, il nostro percorso continua. Si rafforzano i legami con la nostra terra. Ci impegniamo per un futuro sereno, dando corso all'innovazione, con trasparenza, radicamento, concretezza, valori con i quali siamo cresciuti. Valori oggi ancora più condivisi. Accarezziamo un sogno per farlo diventare realtà. Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania. Noi rendiamo concrete cose immaginate. Siamo al tuo fianco, sempre. Ben ritornati in studio, allora ci occupiamo subito di Gelby, sono con le ultimissime novità che ci arrivano, ecco il sottofondo dal Bar Mimì, dove ci colleghiamo subito con Renzo De Cesare. Allora Renzo, ci sono novità perché questa mattina c'è stato un altro incontro? Sì, c'è stato un incontro positivo in verità, quindi ci sarà diciamo dal punto di vista generale le cose sono abbastanza, siamo d'accordo con sono stati tutto, non c'è un presidente assolutamente, sventiamo delle notizie che sono apparse su Facebook, non c'è presidente perché domani sera si farà un'assemblea tra i soci e quindi bisogna decidere là, si farà chiarezza su tutti i ruoli, non ci sono state, non c'è nessun problema, dobbiamo dare merito anche all'amministrazione comunale che è stata protagonista in questo momento. Ma l'incontro questa mattina tra chi si è svolto? Ecco, c'eri tu, poi c'erano gli amici. C'era il presidente dei Fordis, c'era Paolino, c'era Nello Nicoletti, il sindaco di Vallo della Lucania, c'era l'assessore Matonte e c'eravamo, dottore Puglisi e io. Quindi di conseguenza questo in linea di massima siamo d'accordo su tutto. Quindi sul tavolo c'era la proposta, quindi sul tavolo la proposta avanzata da Maurizio Puglisi, giusto? Esatto, esatto, lui è protagonista sicuramente in questo momento, però dobbiamo dire che anche la vecchia dirigenza ha fatto il suo ruolo e che noi ringraziamo comunque, non infatti
ci dovrà essere continuità tra la vecchia e la nuova dirigenza, voglio dire, di vecchio non ci sarà nulla alla fine. E noi siamo aperti a qualsiasi soluzione, abbiamo già detto anche la nostra scorsa che siamo sentiti in diretta, e anche oggi è così, quindi domani se sono interessate effettivamente al futuro e alla gestione di questa gloriosa società, devono essere presenti, questo è importante. Quindi invitiamo all'assemblea di domani sera a che ora? Alle 8 domani sera. Domani sera alle 20 assemblea per chiudere il cerchio. E poi vedremo chi sarà il presidente di questa società. Ripeto, noi vogliamo la continuità con la vecchia dirigenza, in modo tale che le cose devono fare insieme, ripeto, la nostra è una piccola realtà, non ci possiamo creare nemici, tra virgolette, bisogna essere uniti, le piccole realtà così vanno avanti, l'Unione fa la forza, quindi aspettiamo l'aiuto da parte di tutte le forze che abbiamo in campo qui a Valle Lucania, sia dal punto di vista così commerciale e dal punto di vista proprio professionale. Qualche caso, dobbiamo tornare a essere la vecchia società che è sempre stata la Gelbison, che sarà sempre patrimonio del paese. Questo è importante. E quello che si prefigge il dottore Puglisi, la nuova portata insieme agli altri vecchi, è proprio questo: di far diventare di nuovo la Gelbison patrimonio di tutti. Tutti si devono sentire protagonisti in questa società, perché, ripeto, già siamo pochi, se lasciamo da parte. Ci creiamo inimicizie in casa, significa non andare avanti. Quindi questo è il nostro appello che facciamo, ringraziamo l'amministrazione comunale, ripeto, perché sono stati loro così a tirare un po' le fila della situazione, quindi hanno creato il rapporto tra la vecchia dirigenza e il dottore Puglisi, che in questo momento era isolato, però non lo sarà, perché ci aspettiamo l'arrivo di tante altre persone che vogliono partecipare. Quindi anche Carmelo Infante che aveva proposto. Perché no, aspettiamo grande, tutti. Una cordata. È un'occasione per invitare un po' tutti quanti. Noi siamo disponibili e pronti a qualsiasi apertura. Quindi mi sembra di capire che possiamo respirare, c'è da soltanto da definire, insomma. Sì, bisogna verbalizzare quello che ci siamo detti stamattina e chiudere la vertenza. Quindi la cosa sicuramente è positiva, questo incontro è stato migliorativo del vecchio incontro, quindi ci siamo chiariti ancora una volta, abbiamo stabilito i ruoli un po', ci dobbiamo aiutare uno con l'altro e basta, è inutile fare guerre, ce l'abbiamo detto. E questo è quanto, tutto qua. Allora Renzo, dobbiamo aspettare a domani sera, intanto rinnoviamo l'invito. Esatto, ciao Carmela, ciao. Grazie, allora grazie a Renzo De Cesare per questo aggiornamento in casa Gelbison, quindi domani sera importante assemblea dei soci per definire insomma quella che è una situazione che sembra di capire comunque positiva per il futuro della nostra Gelbison. Allora linea alla regia, c'è la pubblicità, poi in studio insieme a Simone Valiante. A tra pochissimo.